numero uno del mondo che qui ha vinto tre volte, in grande condizione comunque. A rete è scesa la Sharapova. Ha provato ad attaccare. Insomma, do lei di gestire la partita per poter giocare al meglio. Poi si dirà che non è facile prendere a pallate la Sharapova, ma come vediamo adesso. Altra smorzata e anche questa perfetta. La sta scherzando. Mamma mia, ha colpito malissimo. Mamma mia, altro doppio fallo. Questa è venuta molto male. Torna a commettere doppio fallo. Ma ecco qua, pressione con il dritto della belga sul rovescio della. Neanche un ace, 5 doppi falli, 7 punti in meno rispetto alla sua avversaria. Praticamente l'unico numero degno di nota è quell'unico. Ah però, guardate però dov'era la. È in campo. Viene bucata la belga che attacca sul. Continua a picchiare, questo dritto ha risposta vincente. È passata. Poi cerca la soluzione. E seconda risposta vincente della belga. Corto. Certo, non era un giocatore particolarmente riflessivo in campo, Malisse era piuttosto vulcanico. Vabbè, questa è una grande risposta. Brava stavolta a tenerlo in campo. Superata dal pallonetto. A un certo punto ha rischiato anche di perderlo. Ottima prima. Ecco l'attacco. Ed ecco la splendida volée in contropiede. Qui non può sbagliare. È buona. È la flip si dis. Non ci arriva. Non troppo sicura. L'ace da parte della flip. Ooh.
che rischio, e infatti viene infilata. Arriva il controbreak. È rimasta in campo. La Flickens era convinta che questa palla... Che risposta! Che risposta! Proprio quella risposta che l'ha... Six games to four, one set on. -0. Doppio fallo, questo non manca mai. 15 vincenti per la Sharapova contro l'unico vincente del primo parziale. Addirittura più vincenti che errori per la russa, mentre di pochissimo più errori che vincenti per la Flickens. Fortuna, anche se... Non brutto il passante. Aia. Eh sì, si è consegnata con quel rovescio la belga Sharap. E ancora il dritto vincente in uscita dal servizio. Buona prima. Ulo, ma che risposta. Migliorata molto la risposta. Altra grande risposta. Beh, oh, sta giocando. Altro vincente e 40 pari. Beh. Stavolta la risposta di dritto. Grandissimo dritto su una palla senza pelo. La smorzata, la palla rimane in campo e arriva il recupero straordinario della smorzata. Lo mette subito con la risposta. Altra grande prima e poi con il rovescio mette a segno. E direttamente col primo match point. Maria Sharapova in 2 ore e 4 minuti di gioco chiude questa difficilissima partita. Batte per la quinta volta su 5 Kirsten Flickens col punteggio finale di 3-6, 6-4, 6-1.